Quando la diplomazia fa spettacolo, i risultati possono anche essere quelli di un sacerdote che recita una preghiera al suo presidente, come è accaduto alla Casa Bianca. Appena liberato dalla Turchia, il reverendo Andrew Branson è venuto a ringraziare Donald Trump. Non è neanche una situazione facile per la Turchia, sono davanti a problemi difficili, ma voglio ringraziare il presidente Erdogan per aver reso possibile tutto questo, ha detto Trump. Prima dell'incontro Trump aveva twittato così: non c'era alcun accordo con la Turchia per il ritorno del pastore Branson, non faccio accordi per gli ostaggi, ma c'è stato un grande apprezzamento a nome degli Stati Uniti che porterà qualcosa di buono nelle relazioni fra gli Stati Uniti e la Turchia. Branson, da anni alla guida di una piccola congregazione in Turchia, era stato arrestato e condannato per sostegno al terrorismo, un caso che aveva di fatto congelato le relazioni fra Washington ed Ankara.